Tu sei la sola nostra unica figlia.
pensa bene alle scelte che fare. Andrea. Un po' di mandragora, un po' di coda di rospo. Posso fare un maleficio! Forse potrebbe tornare con voi. Andrea, ti prego. Rimanete ancora un po' con me. Rimanete. Un maleficio. Un maleficio, sì. Ah, per il mostro, sì. Ciminebus. Deus, peccata nostra, dolli. Amen. Questa sera, insieme, amen. Voi e Dio. No, non mi potete abbandonare un'altra volta. Tesoro mio, ti prego, pensaci bene. Che ne sarà di me e di vostro padre? Voi entrerete in convento. Ormai era deciso. Quel giorno sarei andata prendere i voti. Comprendo il vostro dolore. Non è dolore. Guardate bene, non fraintendete le mie parole. La mia figliola è l'unica figliola che ho. Lo so, ma un'anima che vola verso il Signore non è un'anima persa, anzi è guadagnata. No, voi dite cose giuste, padre, e io, sapete, ho il massimo rispetto. Prego tutte le mattine e tutte le sere per il buon Dio, ma non fatemi questo. È l'unica figlia che ho. Ve ne prego. Padre. Non me dovete pregare, ma colui che è nei cieli, l'Altissimo. È sua la scelta, è sua la vocazione. Una figlia in convento è come una figlia morta. Che cosa dite? Una figlia in convento... Voi state peccando, state bestemmiando, Madonna Caterina! Inginocchiatevi! Ve ne prego, perdonatemi! Vi prego, le supplico, fate in modo che mia figlia, che Andrea cambi idea. Farò qualsiasi cosa. Camminerò da qui a Santiago di Compostela sulle ginocchia. Vi prego, qualsiasi penitenza. Ci penserò. Ma io non posso interferire coi pensieri e i desideri dell'Altissimo. Se egli ha deciso, è per il bene di vostra figlia e della vostra famiglia. Abbiate fede, perché è l'unica cosa che può salvarvi. Ed ora pentitevi delle vostre parole. Vi do la soluzione, Madonna Caterina. Farò buon uso dei vostri consigli. Ci vediamo domenica alla funzione. E pregate. Madre! Mio dolce, guardate! Ho portato questo per voi. Meraviglioso. È per pregare. È un nuovo rosario. Solo per voi, madre. Fantastico. L'ho fatto io con le mie mani. Ho
infilato ogni singola perla. Ecco, per voi, madre. Riconosco il lavoro delle vostre mani. Che dono meraviglioso. Avrei preferito che oggi mi regalaste un altro dono. Così, un pensiero. Questa notte ho sognato che seguivate il vostro cuore, che rincontravate quel giovane, vi ricordate? Ve lo ricordate quel ragazzo? Madre, non dite certe cose. Ma posso rincontrare nessuno. Figlia mia, che cosa c'è di più bello, di più dolce, di più forte, di un cuore che batte per un ragazzo, per un uomo, per amore? Mio Silene! Che cosa c'è di più bello, di più dolce, che una strega per risolvere i nostri problemi? Una strega, sì. Una strega. Lo so, pare incredibile, voi ora mi vedete così nella mia veste migliore. Migliore. Gregorio, qui da papà. Migliore. Il servo di mio padre. Sì. Mi sono sempre fidato di voi. E avete sempre fatto bene. Migliore. Ma una strega. Strega conosce le pozioni. Una strega potrebbe mettere a repentaglio la vita di Andrea. No, lei non lo farebbe mai. Lei, Gregorio, voi sapete che per Andrea sono andato contro mio padre. Io un principe, lei un popolare. Mio sire, vi posso giurare, questa strega non farà del male ad Andrea. E poi ho un'altra soluzione. Cercherò di corrompere il sacerdote. Due strade ci si parano davanti. Una delle due funzionerà. Funzionerà. Una delle due funzionerà. Sì. E sia allora. E sia. E sia. E sia. Andrea deve volgere nuovamente lo sguardo verso di me. Uno sguardo che da troppo tempo perso. Soltanto questo, uno sguardo negato dall'unica donna a cui io ho rivolto il mio sguardo. Pozione. Pozione. Magica. Magica. Fidatevi di me. Andate allora. Non ve ne pentirete, scappate. Padre, le mie riverenze. Sempre sia lodato. Lui, infatti. Sì. Beh, mi manda lui. No, non quello che pensate voi. No, non ho messo in dubbio. Ecco. Ora vivo? Certo che è vivo, sta benissimo, il figlio è un tumulto. Non l'ha ancora preso, Satana. Quel peccatore. Sei devotissimo alla Madonna, a tutti i santi. È devotissimo a loro. Sta preparando un'altra guerra. Che cosa sta facendo? Non fa nulla se non cercare l'amore, padre. E in questo voi potreste essergli di aiuto. Vedete? Una donzella si è presentata a voi. Andrea. Deve arrivare al convento. Il mio sire ha pensato di cedervi 8 volte 1000 sesterzi. Potrebbe rimanere una tradizione. Comprarvi. L'altissimo non vi ha mai dato 8000 sesterzi, padre. Non pagheremo più tasse sul convento. Che crollino quei monti se pagherete ancora tasse. Piano con le promesse. Talvolta le promesse rischiano di avverarsi. Voi avete dalla vostra qualcuno di molto potente, ma non pensate. Non nominatelo! Non lo volevo nominare, ma non pensate che il mio sire non sia capace. Cose mirabolanti. E dunque,
fare in convento. La considero una promessa. Stavo pregando. Mi avete interrotto. Oh, mi perdoni. Se volete mi metto immediatamente in ginocchio. Sì. Pentitevi perché il mondo è cattivo. Non può essere salvato dalle vostre preghiere. Lo so, padre, lo so. È per questo che io sono qui. Io so che il mio sacrificio può essere utile per tante persone. Sì, voi siete sicura di aver sentito la chiamata? Certo, sicurissima. L'ho vista. L'ho proprio vista chiamarmi. Mi ha guardato intensamente negli occhi. Satana ci manda delle immagini false per convincerci a commettere peccati. Chissà se il vostro destino è quello di essere una insomma di entrare in convento. Scappate di nuovo! Ste rane maledette! Dove siete? Non vi vedo! Sento una voce. Questo bosco è così intricato. Non si riesce a vedere più là del primo albero. Lo chiamano bosco intricato, mica per altro. Ehi, c'è qualcuno? Mi state cercando? Forestiera! Sono qui! Mi avete fatto chiamare! Sono pronta, sono arrivata! Dove siete? Siete la madre di Andrea? Sì! Oh, siete più brutta di quello che mi aspettassi! Anche voi! Avvicinatevi! Capello di madre. L'ingrediente che mancava alla pozione. E questa quando dovrò somministrarla? Prima e dopo i pasti. Per la via dell'alto o per la via del basso? Per la via dell'alto, per l'amor del cielo. Sempre se lo dà. Ve ne riempirò una ampolla. Glielo darò ad Andrea. Andrea. Chi Andrea? Mi chiama? Sento di nuovo le voci. Sei tu? No, Andrea. Sono io. Ma non mi riconoscete più. Sono io che non vi riconosco più. Vi riconosco benissimo. Ma ho scelto di chiudere il mio cuore per voi. Il mio cuore è donato a qualcun altro. Non più a voi, non mi toccate, vi prego. Pensa a tua madre. Non so se potrei continuare con questo mio rifiutarvi se vi trovaste troppo vicino alla mia persona. Andrea, il vostro amore promesso. Ricordati che tua madre lo fa per te. Voi una popolana, io il figlio del re. Lo so. Ma sapete quanto mi è costato? Una casa nuova, Andrea. E adesso vengo così rinnegato. Per cosa poi? Voglio saperlo, per chi c'è qualcun altro? Non c'è nessun altro. C'è solo lei, l'unica e la sola. Lei? Lei, sì. Lei? Tua madre è l'unica e la sola, ricordo. Maria. Caterina. Non abbandonato per un uomo, bensì per una donna.
Io. Per la Vergine Maria. Ma c'è proprio Vergine. Pensa a tua madre. Pensa a tua madre. Perdonatemi, se potete. Il mio cuore per voi ormai è aria. Completamente spento. Io sono il figlio del re. Quello che voglio, io me lo prendo. Caterina! No, no, sono stordita oggi. Madre, siete confusa? Completamente confusa. Caterina, dicevo, parlo da sola ormai. Anch'io ogni tanto. Dovete capire, anzi, dovete sentire. La primavera è alle porte e ho preparato una tisana che farà benissimo. Fa bene alla salute, fa bene al cuore, rinfresca la mente e cancella i pensieri. Siete gentile, in questo momento ho decisamente bisogno di qualcosa che mi rincuori. Ho avuto un incontro piuttosto sconvolgente. E per questo... Sì, madre, è che ho dei dubbi che mi assalgono e non so se è giusto seguirli. Ma prima di ogni dubbio bisogna bere un sorso. Bere un sorso, sì. Rinfresca la mente. Rinfresca la mente, anche il cuore. A volte. Anche il cuore. E beviamo insieme. Verrò. Come facevamo da... Ti ricordi quando eri bambina? Sì. Guarda in alto, guarda in basso, guarda a destra, guarda a sinistra, e indovina chi c'è alla finestra. E vado a vedere. Non c'è nessuno, madre. Era quello. Una volta arrivati alla finestra, non ci restava che bere e buttare giù come se fosse una minestra. Buona bambina mia. E dunque, avete preparato la pozione? Preparata. E l'avete fatta bere, la pozione? Certo, questa che vedete è una camomilla. Buona. Voi siete un'abile cuoca e maga e strega. Già. Vi posso chiedere una cosa in confidenza? Certo. Siete libera dopo il tramonto. Braccio. Spero vi piacciono i corvi. Sono fuori di me, Gregor! Perché? Fuori di me! Perché, Sire? È stata solo una notte, non è successo. Ma non per quello, Gregorio! E che cosa, mio Sire? Una pozione. Una corruzione. La corruzione? E io ancora senza di lei, non solo rinnegato. Sono andato io di persona. È un no! Lei, la donna prescelta da me. L'unica donna prescelta ha deciso di sposarsi con Dio. Ma non è possibile, mio Sire. Forse dovrei farti qualche domanda. Forse non ha ancora fatto effetto la pozione. E poi in quel padre... Sarà meglio per voi, Gregorio. Bussano. Che sia lei. Vado ad aprire. Ma giusto voi. Ecco lui. Lui. Abbiamo speso dei denari per lui. Non li avete ancora spesi. Riverenza. Padre... Bene, sono venuto a riscuotere il nome dell'Altissimo. E, come si dice, ogni promessa è debito. Date a Cesare quel che è di Cesare e di Dio quel che è di Dio. Non per me, ma per i poveri, per gli ultimi, per i miserabili. Per i miserabili. È oro questo? Miserabili. Ma avete ragione. Ogni promessa è debito. 8.000 abbiamo detto. Vedo che siete adirato. Adirato a dir poco, è furioso. Eccone 4.000. Il resto quando avrò... Parlerò con la fanciulla.
Non e la basta. Convincerò. E se non fosse sufficiente? Qualsiasi mezzo per avere lei e voi per avere le altre 4.000. Qualsiasi. Andate adesso, Gregorio. Accompagnatelo all'uscita. Prego, reverendo. Prego. Quanto tempo è che non passeggiavamo? È bello, vero? È meraviglioso. Guardate, casualmente siamo finiti davanti alla chiesa madre. Non è mai una casualità. È il destino che mi porta qui. Forse no. Forse è veramente il caso. Normalmente a quest'ora c'è tanta gente che esce dalla chiesa. Chissà se oggi uscirà anche il padre. Ma respirate, respirate. Sta arrivando la primavera, non vi sentite diversa? Non sentite qualcosa che vi pervade, che vi invade? Figlia mia, siete così bella. Siete troppo buona, madre. Oh, guardate! Che casualità! Padre! Il Signore sia con voi. Mi inginocchio davanti a voi. Inginocchiatevi, Andrea. Che sei? Il Signore mi ha parlato. Ho alcune commissioni da fare, se volete scusarmi. Ti lascio in buone mani. Non è vero, padre? Ottime mani. Abbiamo speranza, abbiamo speranza. E voi abbiate fede. Certo, la speranza è l'ultima morte. Andrea, figlia mia, vedete, la carità. Abbiamo parlato di fede, di speranza, e manca la carità. La carità è quella che si fa con il denaro, ma che importa a noi del denaro? Nulla è importante dei beni terreni, ma la carità è anche amore, è volersi dare al prossimo. E il prossimo è chi ci sta più vicino, è seguire i voleri di chi ci sta più vicino. Padre, cosa volete dire? Io sono padre, ma voi avete una madre a cui pensare. E anche, so ben io, Andrea, un cuore di un giovane disperato, che è pronto a privarsi di molte cose. Per voi. Io sento questo giovane nel mio cuore, ma in dubbio che non sia la scelta giusta, mi assale. No, non abbiate dubbi. Sentite la primavera, queste le farfalle che volano. Farfalle, sento anche nello stomaco, ma come posso fare questa scelta? Ho fatto anche un'altra scelta. Mi aspetta lì. Mi ha guardato negli occhi. Capite? Mi ha guardato negli occhi. Ma cosa può darvi lei? Fronte a quello che posso darvi? Ricchezza. Amore, felicità. Avete scelto dunque. Dunque avete scelto. Non mi obbligate a questo. Gregorio. Gregorio non ha ancora scelto. Vado. No.
dice di una donna che gioca col denaro, che è una avventata, che è una sconsiderata. Ma che si dice di una donna a cui ci si rivolge perché si ha bisogno di denaro? La divina provvidenza, quello che serviva, la donna giusta al momento giusto. Come sono sciocchi gli uomini. È un piccolo cambiamento, un piccolo cambio di prospettiva. E improvvisamente quello che non è lecito diventa incredibilmente interessante. Una donna che presta denaro. Siete sempre molto cortese con me. E cosa potrei fare altrimenti? Dunque, gli affari ho sentito che fruttano molto bene anche. E tutto grazie a un'attenta visione, un'oculata visione, potrei dire. Di cui voi siete responsabile. I miei complimenti. Siete troppo buona. I miei complimenti. Non ho fatto nulla se non sfruttare le mie conoscenze per farvi avere più clienti possibili. E pensare che di voi si dicono cose mirabolanti, ma anche veramente molto crudeli. Si dice di voi che avete il cordone della borsa molto serrato. Ed è per questo che vi ho voluto con me. Per mantenersi come... Ah, mantenermi, bisogna avere il cordone serrato. Altrimenti volano via. Neanche te ne accorgi. Ma certamente voi non avrete il cordone serrato anche con me, vero? Fate così. Sapete che effetto mi fate? Esattamente quello che speravo. Dobbiamo mantenere il nostro rapporto professionale. Quanto sia difficile farlo. Mio buon Andrea. Fare questa volta allora. Avete ancora bisogno dei miei servizi, vero? Sempre. Siediti. Conte. Conte. Conte ancora per poco. Ma che è successo? Ditemi. Il mio vizietto. Quale dei quattro? La mia inclinazione è a scommettere e giocare. Quindi è questione di denaro ora? Beh, è questione di denaro, ma non per te. Diciamo che è una questione di denaro per me. Per te è una questione di vita o di morte.
sospetti. Non la tua. Non la tua, stai tranquillo. Questa volta ho bisogno di te. Perché devi uccidere una persona. Noi abbiamo occupato. Io ho sempre fatto quello che mi vuoi. Questa volta la pasta è troppo grosso! Non si può tornare indietro. Non posso tornare indietro, non porto, non posso perdere la mia faccia e il mio denaro. Ma io non posso uccidere nessuno. Questo non l'ho mai fatto. Almeno non a sangue freddo. Tu mi hai fatto una promessa. Tu hai promesso fedeltà. Sì, per denaro. Siediti. Siediti, ho detto. Si fa chiamare Andrea. E ha un giro. Ha un giro di denaro giù in città. Non da qui. Presta soldi, è vero? È generosa, bene. Non dice di no a nessuno. Ma è uno strozzino. Tanto generoso quanto avido. Tanto benevolo quanto tirchio. E io ho voluto giocare. Mi sono fidato della sua faccia. Mi sono fidato della sua risata. Ha detto, scommetti tutto. E io ho detto, ho finito tutto. Non ti preoccupare, te li presto io. E così mi sono fidato. Me li ha prestati e ho perso. Pochi spicci all'inizio. Adesso rischio di perdere la mia dimora e tutti i miei anni. E questo non è ammissibile. È troppo tardi. Tu questa volta sei chiamato a fare giustizia, la mia giustizia. Alzati! Alzati e vieni qua. Conte, che cosa avrò in cambio io? Perché io sto rischiando la mia vita. Io sto rischiando di andare in galera, forse sulla forca. E perché dovrei difendermi? Perché dovrei salvare il vostro onore? Un titolo, tu, zoppo servitore. Schivato dagli sguardi. Domani un nobile. Amato e desiderato dalle donne. Per cosa poi? Far fuori un vile e far a punto. Uno che fa finta di aiutare le persone, sollevandole con una mano e poi stringendo la loro vita. Voi credete che sia facile? Io so chi è, lo so, ed è circondato da uomini di sua fiducia. Perché è riuscito ad arrivare a quel punto? Perché ci sono uomini pronti alla morte per lui? Non è un problema mio! Lo so, è un problema mio! Vai adesso. Voglio la sua testa. Una volta. Non so se sono pronta. Oggi.
contano perlomeno. Sarebbe meglio che mi trovassi in... Anna! Anna! Dove sei, Anna? Vent'anni a Scotland Yard. Questa casa, signor Andrea, non è sicura. Farò in modo che lo sia. Finestre, porte, uomini, voci che girano, non mi fanno stare tranquillo. Dovete temere per la vostra vita. Sì, non ti preoccupare, qui siamo al sicuro. Io sono pagato per preoccuparti e questo posto non mi piace. So, ti pago io. Troppe entrate, troppe finestre. Troppa gente che non conosciamo. Alla festa dovete stare attaccato a me, sempre. Sempre? Sempre! A sei me. Sicuro? E a questa. Ne sono sicurissimo. Ne va della vostra vita, vi ho già avvisato. A me della contessa di Roche non me ne importa niente, ma di voi... Lei l'avete ma detto me... voi. Lei importa, per cui ogni tanto magari allontano. Non mi stare sempre appiccicato. Lasciami un attimo l'intimità. Farò quello che posso. Sei bravo, sì, sei bravo. Lo so. Ogni tanto un po' troppo pesante. Sei bravo. Ho fatto bene ad assumerti. L'avevano detto. No, quella parte 9. No, dall'altra. Contessa? Aspetti. Caro André, sto cercando di organizzare una festa con tutta la fatica che questo comporta. Alla vostra presenza mi ritrasso di ogni cosa. Bacio le mani, contessa. Da dove viene questo... La mia guardia del corvo. Ho dovuto assumerne una, queste le voci. Circolano sulla mia persona. Questo lo fa bene. Grazie. Era quello che si dice. Portane una anche alla contessa. Contessa, prego. Farti pregare. Non vorrei mai. Mi guardate così, mi manca il respiro. Lo so. Faccio un po' a tutto questo. A tutto in che senso, Andrea? Così! Per dire. Vedi che ho occhi solo per voi. Questo comodo sposto di qui, baronessa! Dall'altra parte. Ok. Madonna. Grazie. Dall'altra parte, Madonna. Vuoi conoscere le generalità della signorina? Madonna. Se non vi disturba, aprirei un attimo la finestra. No, la finestra non si apre. Non si apre? Ho cucinato l'arrosto. Si apre, assolutamente. Non si è mai detto che i miei abiti puzzino di fritto e non so che, di cipolle e qualcos'altro. Quale piacere, Andrea, incontrarla. Io ti ringrazio. Mio caro. Madonna, sono sicura che voi avete qualcos'altro da fare. Sì, aprite sulla cucina. Avete qualcosa? Avrei bisogno anche dell'altra mano. Guarda, vorrei... Non
osservare. Io non ho mai guardato. Andrea, vi ricordo che le mie cassaforti hanno denaro ed io ho le chiavi delle mie cassaforti, cosa che voi non avete. Ma le chiavi delle cassaforti? Io andrei, che sennò mi brucia anche l'insalata, non so come mangiare. Certo, lo so che avete le chiavi delle cassaforti. Volevo semplicemente osservare questa fanciulla. Certo. Che lavora al vostro servizio. Visto che non mi era mai capitato di incontrarla. C'è chi osserva una semplice osservazione. Certo. C'è chi osserva le rose, chi la campagna. Non lo sapevo. Messer Andrea, ho sentito delle voci in paese, dovete venire con me immediatamente. Seguitemi. Vorrete mica andare via adesso? Madonna! Madonna! L'arrosto come sta? Anna! Dove siete? E non lo so, che ala è questa? Per solito idiota! Cosa vedete davanti a voi? Vedo un albero! È giardino all'italiana! Quindi non ci sono alberi! Dove siete? Forse sono nel viale davanti! Madonna Anna! Sì! Ti sento! Sono qui! Ti apro la finestra! Ma che ala è questa? Non lo so, apro e mi sporco. Mi vedete? Sì! Salite da lettera? Da lettera! Come Romeo! Mio Dio! Me l'hanno raccontato! Romeo è salito da lettera per baciare Marietta! Venite!
Buongiorno, Katherine. Oggi parto. Ho segnato sul calendario. Ogni giorno una crocetta. E oggi era il giorno. Ma senti, sono un po' agitata, sai? Ci hai pensato bene? Cioè, proprio... sei sicura? Sì. È un anno, capisci? Un anno! Un anno che lo sto progettando, questo viaggio. E finalmente oggi... La coppia che se ne è funzionato che adesso si scoppia, perché mi accoppio.
Vabbè, dai. Scusa che ti ho detto bastardo. Ah, dai, ti perdono. Sei un... Volevo parlarti. Accomodiamoci. Guarda. Siedo qua, tu ti siedi lì e... Ah, dimmi. Dai, 10 minuti che poi dovrebbe arrivare Andrea e poi usciamo, che stasera voglio dirle una cosa importante. Batte il sole di qua, magari andiamo di qua, va? Piove da una settimana, batte il sole. No, c'era un albero al vento. No, volevo... Dicevo, stringi, che 10 minuti e arriva Andrea. Certo, e stasera no. È la giornata. No, volevo dirti una cosa importante a proposito di Andrea. No, ma dimmela, però stringi, Uff, fa un caldo qua. Ma... Guarda, andiamo qui vicino alla finestra, perché manca l'aria. C'è l'impermeabile, fa caldo. Io patisco un po'. Ti dicevo! Non sono sorda, caro. È che ho 10 minuti, arriva Andrea. Ormai sono 9 minuti. E poi volevo dirti che... questo di Andrea. Ecco, arriva. Sta arrivando, allora vado. No. È che stasera... Siediti. Stasera, sai cosa ti devo chiedere? Avvicina. Stasera. Sì. Le chiedo così una formalità. Sta prendendo un aereo per Bangkok. Puoi respirare. Aiuta. Cioè, in questo momento preciso credo che sia al gate 25. Ma vuoi stringere? Che tra 10 minuti arriva Andrea. E che stasera? Le devo chiedere? Sì. Più o meno sarà. Stasera glielo chiedo. Sopra gli Emirati Arabi. Le chiedo, mi vuoi sposare? E lei, sì. Staremo insieme tutta la vita. Forse un pochino più in là. Forse un pochino più avanti. Ma io sto parlando di Andrea. Ecco. E tu parti, vai a Bangkok. No, Andrea sta partendo. Andrea sta partendo. Perché? Senti, lo so che è brutto che te lo dica io, ma Andrea ha deciso di partire. E ha deciso di partire, sai com'è fatta Andrea? Leo. Ma ho capito, dai, ma io la capisco. Ma io la capisco, in 5 giorni di vacanza da sola, prima di sposarsi, ma è normale. Ha disdetto perché le donne? Beh, giustamente, si sposa, viene a vivere con me. Ma la capisco, Anche dato via i mobili e anche presentato la lettera di licenziamento. Sì. Come dire, non si sa quando tornerà. Se è mercoledì o giovedì. Sai che lei ha un sogno. L'ha sempre avuto fin da bambina. Ma che era sposare me? No, ancora, cioè prima, dei tempi più antichi, come se fosse una cosa di almeno 300 anni. Ehi, c'ha un pallino nella testa, Madonna! Ha deciso di seguire Madonna. Si fa suora? No, l'altra Madonna. Cioè non mi sposa per andare in tournée. Segue Madonna, ma tu non lo devi prendere come un fatto personale nei tuoi confronti. No, non me la sono presa neanche un po'. Cioè, non è che lei non ti ha voluto perché... ti ama, non ti rispetta. Quindi... Madonna è Madonna, capisci? Bangkok. Allora, amore bello, ecco, che ti apro la finestra e questo è Central Park. Questa è casa tua. Devi sentirti come a casa tua. Sì. E però mi devi ancora spiegare perché per venire qui sei passata da Bangkok. Lascia stare, guarda, stupidina, cioè, cosa ti offro da bere? Mai più faccio prenotare voi e mia sorella. Ho fatto un casino, cioè ho fatto il giro di mezzo mondo per arrivare a New York, ti rendi conto? Quanto sei bella. Pensavo, sei simpaticissima, non pensavo fosse così bello venire qui. Casino, guarda, quando arriva quella gliene dico due, guarda che casino che ha lasciato. Anthony. Forse.
Proprio te? Abbiamo la coinquilina nuova, il primo giorno guarda che casino hai lasciato. Una donna? Che vai? Sì, una ma donna. Ma hai detto un coinquilino? Vabbè, dai, mi chiamo Andrea. Ciao. È ipocondriaca, lasciala stare. Ah, non è vero. Ma da dove arriva? Da dove arriva? Arriva da lì. Senti, dobbiamo farle un favore. Da dove arriva? Dall'Italia. Dall'Italia? Lei non... Ma siamo a posto. Siamo a posto. Non siamo a Boston, siamo a New York. Oh, sei stupida. Allora, senti, no, sì. Se volete stare soli, ditemelo. No, vai tranquillo. No, no, stai, accomodati, vieni qua a posa, fai come fosse a casa tua, tranquilla, sì, come sì. Ti ordiniamo qualcosa, non so, un ali di pollo fritte? No. Mangiano quello in Italia? No, non so come. No, grazie. Della pasta asciutta? No, ma Bob, ne ho riempito di ali di pollo. No, posso così? No, ma lei è quello che ci serve, perché quell'altra fulminata... Si è messa in testa che prima del concerto vuole parlare con un'italiana. Ma è questo il punto? Lei ha un sogno? È un sogno? Cioè, è un sogno il tuo? Stai sbagliando? Sì, sì, ma l'ho fatto. Sono venuto a cercarla. Sono venuto fino qua a Bangkok. Ecco, sì. Però adesso come faccio a trovarla? Ecco, ma è stato... C'è un piccolo cambiamento di programma. Sì, ma dimmi, che cosa? Ecco che dovresti andare un pochino... Scusa, aspetta un attimo che sto firmando perché i miei bagagli sono a Tokyo. Un attimo che... Ecco, dicevi? Potresti andare verso i tuoi bagagli. Non ti sento bene, non ti potresti sento... Potresti andare verso i tuoi bagagli, saresti sulla via giusta. Cioè, praticamente, come dire, c'è stato un errore, non è a Tokyo, è a Bangkok, non è a Tokyo. Dov'è? New York! New York! Mannaggia! New York! Caduta la moneta. Ah, ma ti trovo! Ti troverò, Andrea! Mi senti? Andrea! New York! Sempre dritto dopo Tokyo! Detto stasera. Incredibile. Stasera. Cosa le dico? Hi! I'm Andrea! Oh, no! Non ce la posso fare. Siamo a New York, amore, eh! Stare molto attenti. Quindi è stasera, sicuro? Stai tranquilla. Oddio. È tutto sotto controllo. Cioè, non sai quanto è? Un anno che l'ho detto questa cosa. Ti rendi conto? Un anno. Un anno, eh? Che cosa, amore? Questa serata. Ma sì, ma non facci caso, è una come le altre. Come una come le altre? È lei! Cioè, non è una come le altre. Pure vecchia, io te lo dico, eh. No, adesso non cominciare ad offenderla, eh. Intendevo nel senso che ha la sua età, a pensarci bene è giovane, ok? Stai tanto adesso. Poi siedo. Ma sei sicuro? Sì. Proprio sicuro. Vado al bagno. Vai al bagno, mi lasci qui da sola. Tranquilla. Anthony? Anthony? No, fatti finire, per favore. Dai, ma sto truccato bene. Ma sì, sei fantastico. Come posso andare in giro così? Io ti pago per fare queste, come i colori di Francia? Stai tranquilla. Ah, senti una sorpresa. Per me? Sì. For me? For you. Oh my God, like a virgin. Dai che non ci credi più nessuno. Allora, senti, ti ho trovato l'italiano. Sì. Papa Don Preccio. La gente. E dov'è? Dov'è che io posso lookare lei? Ah, tu la lucky. Lucky, come si dice? Io ciccone, ma ciccone sono io. Sai che se fossi un uomo, ciccone.
Oh, maledetti Dolce e Gabbana, questa si piega sempre. Allora, senti, io la porto qua e poi fate una chiacchiera. Ciccone, e non mi ricordo come si chiama il cognome. Va bene, lei aiuta me a spiccar meglio di Italia. Sì, spicchi Italia. Bene. Lei non è una di quelle fan che poi ti rompe le spalle, no! Ma figurati, questa figurati che poi oggi è venuta in casa nostra, no? È stata tanto gentile, che qui non ha neanche mangiato ali di pollo, proprio cosa mangia tutti gli anni? Perché tu prendi il mio accento? Cosa fa? All'aeroporto! Guarda, sto andando all'aeroporto! Non lo so, Questo è bene, però non mi toglie. Scusa, io mi siedo perché ero molto stanca. A me invece viene di Russia quando parla di Go. Mi dice qualcosa che non ci stia con Dio, che fa sempre impressione. Ho sentito di una in Italia. Adriano si chiama. Adriano. Ma di Adriano. Adriano. Fa un casino. God Adriano. Qualche croce qua e là. Sì. E poi qualcosa di musico orientale. Peperoncino. Amore, tieni gli occhi chiusi, amore. Brava, così, tieni gli occhi chiusi. Guarda. Ancora gli occhi chiusi? Sì, sì, sono chiusi. Che succede? Why? Because the knife. Quella non è mia. Buonasera. Wow, è qui Faraone! Ma ci vedo!
Ciao, bello, bello. Puzzi un pochino, eh? No, no. Dove sei stato? Da Wang Dong? Sì, quasi. E cosa ti porta tra le sue grinfie? Oh, mio, senti bei. Allora, sì, guardalo, guardalo, guardalo. Non cominciare a fare così. È un ospite. E sto cercando Andrea. Andrea, mi hanno mandato qua. Sto cercando di farlo sentire a casa sua. Ti senti a casa tua, tesoro? Ti senti a casa tua, tesori? Sì. Darling. Sì. Oh, darling. Sei casa? Sì. Sei casa? Forse sono me, Andrea. L'abbiamo lasciata di là, vero, in camera? Sì. Ho fatto un giro pazzesco per cercarla a Bangkok. Chi? Andrea. Bangkok. Bangkok? Sì. Tokyo. Ma è un vizio quello di andare a Bangkok per venire a New York. È una roba, ma l'avete vista? Cioè, voi l'avete vista? Ma è di là. Come di là? Ma sì, è di là. E portatemi da Andrea. Andrea? Calma, calma, calma. Ora no. Mi si sono gonfiate le borse. Puoi fare qualcosa, Sofia? Grazie. Niente, sa. No, è una cosa. Noi si possiamo spiegare. È scappata, la sto inseguendo. La sto inseguendo da Basta! Ma è finta o è proprio così? Ah, la ricrescita. Ah, la ricrescita. Beh, io allora l'aspetto qua con voi. Ma certo. Vabbè, l'aspetto 10 minuti, arriva, no? Ti accomodi? Vabbè, torno di qua. Bravo, ottima scelta. Allora aspetto qua. Mi siedo qua, ti caclanco un po' qua. Mi passo il tempo con la serratura. Ecco, bravo, chiudi che qua non ci sia. Please don't go. Aspetta, presto. Sì. Senti. E me. Inside of me. Sì, dentro? Una sensation. Una sensazione. Big. Grande. A big, big sensation. Grande, grande sensazione. In big, big sensation. Grande, grande. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. In your confronto. Nei miei confronti, sì. Oh, yeah. And sento anche. Sì. Come una voglia. Voglia. Si dice voglia. Voglia, sì, sì. Irrefrenabili. Irrefrenabili. Voglia, irrefrenabili. Di. A capo. Che io. Sono stata inopportuna a seguirti fino qua, ma... Sì, Kate, non c'era bisogno di venire fino a New York. Sei passata da Bangkok anche tu. Sì. Beh, ormai i voli funzionano solo così. Senti, com'è andata, quindi... Non ero tranquilla. Perché? Non ti fidi di me? No, no. Sono grande ormai, dai. Ma l'hai vista? La tua bambina, la tua sorellina piccola. L'hai vista? Sono cresciuta, sì. Oh, siamo amiche ora. Su serio? Sì. Bene, allora tutto a posto. Sì. Ho qui una sorpresa. Una sorpresa? Sì, una sorpresa per te, no, perché pensavo che... Cioè, tutte queste cose sulle Madonne che vedevi qua e là, che seguivi, un pallino proprio, ho pensato che... Una Madonna, c'è solo lei. Kate, ti devo ancora spiegare la base, proprio, l'unica. Dipende dai punti di vista. Comunque, allora ho pensato che... Dopo che avevi raggiunto il tuo scopo, era il momento di... Di? Venire avanti. Eccoci! mio amico dall'America! Bellissima, bellissima, hai fatto bene. Fatto bene, non conta la meta, ma il viaggio. Tokyo, Bangkok. Sì. Un casino, sai cosa ho deciso? Eh? E che ci ritorno! Ci ritorno, vado al mio amico, alle mie amiche. Cosa sta succedendo qui?
qui? Chi è tutti questi genti? Quanti siamo diventati? Troppi. Decisamente troppi. Però ho l'avvocato per te. Ma Andrea, sei veramente carina, ma Andrea, io non ho più voglia. Ma sei veramente carina, amore. Andrea, ti prego. Andrea, ti sei data Burkhardt? Sì. Io l'altro molto, molto, molto screpolato. Tutta questa eccitazione. Ah, io ho un bel gioco, ma è un bel gioco.